Ciao a tutti ragazzi, qui Rommel e con 6. Sono qui su RP Community ITA, ovviamente sempre su Arma 3. Voglio andare subito al centro del lavoro, ovviamente è notte, porca di quella puttana, non c'ho il visore notturno, quindi probabilmente taglierò tre quarti del video. Ciao, clicca per iniziare. Inserisci il tuo nome, ma che... Non l'avevo vista sta cosa. Procedi. Ok. Seleziona il tuo numero. Vacca puttana, come fa? Guarda quanti ce ne sono! Come me lo tengo in mente io questo, ma... Spero si possa vedere in futuro. Diciamo, questo to a caso. Procedi. Ok. Wow, quindi abbiamo emergenze per mandare un messaggio dritto ai medici. Abbiamo la gang, le licenze, il portachiavi, i fondi. Ci abbiamo 5.000 in banca, 5.600 perché ho preso lo stipendio. Inventario, quello non fisico. E l'economia. Dunque, sotto cosa ci abbiamo? Vabbè, emergenze. No, che, si è cambiato. Impostazioni, messaggi contatti, chiamate, emergenza sotto. Vabbè, si è cambiato un po' di roba. Entriamo in sto centro del lavoro qui. Cazzo, devo entrare, è notte, non vedo nulla. Aspetta, c'era una porta qui. Cosa ho fatto? L'ho aperta? Sono al centro del lavoro ma non vedo un cazzo. Quindi penso di aspettare. Ecco, aspetta, qua c'è il NPC. Non posso interagire, dannazione. Aggiornamento da Tore Caputo, ossia l'admin. Praticamente non è ancora attivo, verrà attivato nelle prossime patch l'NPC del lavoro. Quindi presumo che sia nella fase finale dello sviluppo. Voglio andare a scuola guida, che è qui. Attivo anche di notte. Metteremo dei lavori attivabili presso l'ufficio del lavoro. Ottimo, ottimo. Stando dei piccoli spoiler tramite la console. Signore della scuola guida, patente di guida 300. Io 300 non ce li ho in contanti, vero? Molto male. C'è un bancomat qua vicino. Ci sono delle sirene. Il bancomat più vicino è qui. Tac. Patente presa. Allora, vediamo. Concessionaria auto. Sono quote, hatchback, soliti veicoli, insomma, vanilla. Sono anche i kart da comprare. Quanto costa il quad? 500, l'hatchback 2007. Fuoristrada 1380, costa meno. Fuoristrada costa meno dell'hatchback. Allora compro quello a sto punto. Cessionare auto. Hatchback 2007, cosa questo? Oh, conviene. Rosso scuro, no. Blu, no. Rosso scuro no, di nuovo blu no, bianco, giallo, rosso. Colore di merda, oh. Prendo bianco a sto punto. Ottimo. Guardalo qua. La cosa che ho visto prima e che mi piace è il fatto che con Shift O possiamo scegliere il volume del gioco direttamente da qui. Comunque è troppo alto per adesso, eh? Diciamo così. Al posto delle solite cuffie, no? In cui i volumi sono prestabiliti. Ma cerchiamo di non farci fermare subito. Compro un portatutto così.
Compra. Un negozio di vestiti, poi compro, compro, compro. Ah, wow. Questi sembrano. Sì, dai, ci sta, ci sta. Ok. Ho visto che c'è il campo di grano e vorrei andare a provarlo. Piano. Vorrei andare a provare sto grano, a vedere cosa. Cioè, penso mi dia il pane, ecco. Ho visto il panettiere qui. Magari troviamo anche qualcuno. Piano, perché non sai guidare? Allora, io mi sono appena schiantato contro il muretto. Fortuna non si è rotto nulla. Qui c'è il campo di grano. E nulla. Penso di farmarne un po'. Aspetta. Dov'è sto campo? È qui. Ok. Come volevasi dimostrare, la sfiga non ha limite. Allora, puttana di quella troia, sono andato contro un segnale, mi si sono spenti i fanali, in teoria la macchina è salva, però non vedo dove devo andare. Quindi, sì, dai, la macchina va ancora. Ho perso anche della vita. Sto andando praticamente a caso. Ci sono due macchine là in fondo. E nessuna delle due è qui per salvarmi. Io sono un cazzo di genio. Ci sono le quattro frecce, ho attivato quelle e adesso via che si va. Aia, aspetta, aspetta, non devo prenderla troppo in confidenza sta cosa perché vedo per poco tempo la strada. Però dai, sono quasi sulla principale. Madonna, il muretto. Fortuna c'è gente qui. Ecco, là, perché non vedo un cazzo. Ti aggiungo. Non mi fa scendere. Ah, devo rimuovere la cintura. Buonasera, signore. Ciao, ciao, come va? Malissimo, malissimo, malissimo. Ho spaccato i fanali, sono andato a sbattere contro un paio di muretti, vede qua. Ti aggiungo. Ah, allora facciamo, te l'aggiusto io la macchina, va bene? Oh, grazie, gentilissimo. Come si chiama lei? Se tu mi dai però i soldi. Caro mio, sono qua al Mulino Bianco per fare qualche grano, nel vero senso della Allora dammi il parola. grano. Dammi 10 di grano. Basta. Guardo se li ho, eh. È la prima volta che lo faccio, quindi non ho guardato bene quante spighe raccoglievo. Guarda. Li ha trovati? Sì, ne ho presi 10 già dal tuo veicolo. Ok, Se tu prendi il tuo veicolo acceso, guarda che chiunque te lo può prendere. dai. Lo sapevo, ma ho visto che lei era amichevole, quindi ho detto. Non avrà mica brutta intenzione, No, lo insomma. so, io bra Insomma. no, no, io bravo sono. L'ho preso perché così mi paghi, io te l'aggiusto. Un attimo che controllo. Ok. Come ha detto che si chiamava? Che non. C'ho la memoria corta? Io Mr. Soviet. Mister Solid. Ok, io sono il signor Bellic. Perfetto. Cercatemi su Steam, mi chiamo così, Mr. Soviet. Tu, pupazzo di neve, come a Peace and Lion ti ho cercato? Cazzo sta dicendo? Sì, ti ho accettato, ho visto. Perché vanno fuori le P? Scusate, ma che cos'è Steam? Come che cos'è Steam? Cos'è? Tipo. Cos'è che Faccio, è? Tipo. dovrebbero funzionarci ora i fari. Grazie mille, eh. Faccio controllare. Bisogna fare un po' di soldi, raga. Sì. Allora, vabbè, già siamo tre, è meglio. Ah, molto bene, grazie, grazie. Ma come mai il suo amico qui è Ma guarda, storto? per Come mai il suo nulla. amico qui è storto? Non lo so, sarà buggato. Ma perché va fuori il La rapì? Sarei scoliosi. io. Cioè, c'è un po' di mal di schiena. Va bene, io vado a vedere un po' come si processano le cose qui Io spengo che. il motore perché dà fastidio.
qua dentro c'è il mulino bianco, è Banderas questo, guarda, guarda. Rossit, no, licenza grano. Non c'ho la licenza. Scusi, scusate, ma il signore è dentro, mi ha detto che ci serve tipo un foglietto. La Un licenza. foglietto. Esatto. La licenza. Deve. Ti Sì, servono deve. 2500, lo devo andare a comprare. Chi di voi tre ce l'ha? Io. Se si prende una percentuale del Percentuale fatturato, del me lo processa fatturato. lei? Te le processo io. Processa Una. lei. Allora, ragazzi, un attimo, ora ve lo processo io il grano. Fatemi processare prima i miei, però. Ma Ma processo i miei, voi vada, me li vada, vada, ma non mi dia processerate. del voi, sono una persona sola io. Cosa ride lei? Come si chiama? Su. Salve, salve. Sono. Io mi chiamo Luca, piacere. Piacere, piacere, sono il signor Belli. Luca, lei ride sempre alle spalle della gente o è una coincidenza? Sì, mi piace. Mi piace ascoltare e ridere sulle conversazioni. Ah, capisco, capisco. Ah, da quanto è su quest'isola? No, da pochissimo, sono arrivato ieri. Ah, capisco, capisco. Come si trova intanto? Bene, bene, sono alla ricerca di fortuna. Alla ricerca di fortuna, e in che modo intende Sto. trovare questa fortuna? bella domanda. Il tempo porterà consiglio, vediamo. Ah, certo. E il suo amico storto qui? Nato male? Ma no, io mi hanno regalato arma ieri e sto giocando per la prima volta oggi. Capisco, signore, cerchi di rimanere però sull'isola. Non faccia altri viaggi. Chissà che li portiamo sulla buona strada. Mamma mia, è messo malissimo lei con la schiena. Ragazzi, quelli a cui vi devo processare il grano, state fermi, ora ve lo processo un attimo. Va bene, signor Soviet. Ma l'avete incontrato anche voi adesso? Oppure siete già conoscenti? Ma io l'ho incontrato ieri quando ho iniziato, quindi. Ah, ok. Mi ha aiutato fin da subito. Mister Bandana, guardalo là, come corre, come si dà da fare. Lui sì che è un bravo lavoratore. Ma, raga, per raccogliere grano c'è bisogno di qualcosa in particolare oppure. Dio, No, per la buona raccogliere volontà. no, Dio, però. la buona volontà. Per vendere devi avere la licenza, Allora, ma per ragazzi, raccogliere vi puoi raccogliere così spiego, di per mano. raccogliere il grano potete raccoglierlo tranquillamente, però dovete portarlo qua, che è la raffineria, che ve lo raffinate, però ci vuole una licenza per raffinarlo. Poi la farina la andate a vendere alla panetteria, vi fate tipo qualche 2000 dollari a carico. Allora, La licenza si può se non comprare qua, vado. Te la dà il Sì, ragazzo costa qua. Te la dà il 2005. ragazzo. Ci mette la firma e. 2005 costa. È Antonio Banderas questo. Antonio Bandanas. È lui. Mamma Ok, mia, ma ragazzi, vada a allora farsi ci vedere da qualche serve. chiropratico. A chi devo processare il grano? Guardi, se cortesemente mi fa passare davanti a tutti che tra poco dovrei uscire fuori città. Eccolo Allora, lo vuoi processato tu il grano? qui. Ti metto anche quello che c'ho nello zaino qua sopra il Quello che ho nello pick-up. zaino qua sopra il pick-up. Ah, me lo metti nel bacon. Guarda, potresti anche darmelo dal tuo telefono. Cioè, premi Y, fai dai e metti Mr. Soviet. Guardi, passare del grano tramite Passare del telefono la vedo grano un po' dura, tramite al massimo glielo do in telefono la vedo un mano. po' dura, al massimo glielo Madonna santa. Madonna santa cosa! Prenda il volo su. Dai, avanti, metti il grano qua. Niente, allora io vado al campo di grano, inizio un po' di raccolta, dai. Ah, ma non c'è già il camion pieno qua, il pick-up pieno. No, no, niente, nada. Ah. Ora qua, sono venuto qua a raggiungere Mr. Soviet. Ah, capisco, capisco. Va bene, buona fortuna, eh. Stai attento alle strade che ci sono muretti dappertutto e se c'è buio finisce male.
Esatto, comunque il consiglio è portare sempre il kit riparazione, gli Purtroppo, utensili. per quanti io ne porti, non sono mai abbastanza, si fidi. Arrivederci, buona fortuna. Buona fortuna, arrivederci. Arrivederci a tutti. Lei schiena storta. Mamma mia. Mi dica, mi dica. Mi dica, ma si faccia vedere da qualcuno bravo. Allora, Andrò tu dal come mio ti chiami, signor fisioterapista. Maietta Blu? Io sono il signor Pellic. Quanto sta il grano? Ma qualcuno di voi ha un drink da bere? Che sto morendo di sete. 48 il pezzo. Minchia, un drink al momento no. Forse dovrei avere una bottiglietta Mi d'acqua sa nello che ti hanno zaino. rubato la macchina, Bellic. Ah no, ok, Ma è pazza farmi prendere questi spaventi. no. No, minchia, mi sembrava la tua macchina. Vabbè, guarda, ora ti do la farina. Ah, tenga, tenga. Ah, la ringrazio infinitamente. La Questo be la bevo sicuramente tutta perché gioverà era alla mia l'ultima che schiena. avevo e se la spreca, guardi, mi incazzo. La mia schiena allora approva. Ti ho dato la Bene, farina, guarda l'inventario. bene. Dannazione, però sto perdendo farina dappertutto, è polvere. Puttana troia, ma la metta qui sul pick-up per piacere. Stasera 21:30 ci sarà un evento speciale. Purtroppo non ci sarò. Non potrò esserci. Hai messo sul pick-up? No, no. Ce l'ho ancora in mano che mi sta sgocciolando dappertutto. Il suo furgone, mi sa che ha bisogno anche il suo furgone di una lavata, eh. So com'è andare per campi. Adesso qua vedo che Se ce n'è vuole uno le... giallo giallo, tutto giallo. E questo è il mio perché così non lo perdo, vede, si vede ovunque Ah, questo beh, giallo. Ma io. lei con il reddito di cittadinanza quanto prende al mese? Ah, io non prendo nulla. A me non lo danno perché sono stronzo. Ah, ok, Ti ho messo tutta la farina sul pick up, ora a te devo processarti il grano e Ok, farti grazie vedere. mille. Mi può Grazie dare il suo mille. numero di telefono? Guarda, Glielo ti do do il suo io, numero di così telefono. ci mettiamo in Ok contatto. ragazzi, facciamo una cosa, siccome mi state tutti simpatici, ci potremmo creare una gang. Una gang. Ma sono quelle, quei gruppi che fanno Sì, cose illegali, no? Che fanno cose illegali, no? Ah, come? Stiamo facendo del dai, grano tranquillamente, dai, ci possiamo. facciamo un bordello di soldi così. Sì, ma è la legge. Sì, ma è la legge. Cazzo te ne frega! Lo sai che non c'ha tutti i Allora, torti? Pino Porcospino si è addormentato. Cazzo, mi stanno chiamando su Messenger. Un secondo, sto ricevendo una chiamata. Allora, già signor Pupazzo di Neve è entrato su Discord e ora aspetto soltanto a te. Perché Cioè, vanno nel in senso, tu ce l'hai Discord? fuori RP? Guardi, al momento. Ok, mi trovo in difficoltà a comunicare con lei, però sto andando fuori città molto Perché? urgentemente. Spero di trovarla fra, non lo so, un'oretta su quella piattaforma, ok? Non so Ah, se. Non deve andare a so se. mangiare. Deve andare a mangiare. Allora, facciamo una cosa. Io ti do il mio Discord, tu mi dai Steam e poi in caso vieni nel mio Discord. Va bene, allora su Steam mi chiamo RomanBellic96. Madonna, mi tocca uscire fuori RP anche a me, ma. Oh, e se sei qua li prendo sotto e gli insegno come giocare. A posto? Posso andare che devo scappare veramente? Se devi scappare, tu accettami la richiesta e vai Certo. tranquillamente. A dopo allora, signor Soviet. Ciao ciao. Devo andare dal panettiere adesso. È scoppiato qualcosa in città. Vedo del fumo. Probabilmente sarà il medico che è scoppiato in elicottero. Perché mi pare che arrivi dalla direzione dell'ospedale. Cazzo, il panettiere, l'ho passato. Sto panettiere.
Guardalo dov'è. Ovviamente, come vedete, c'ho poca vita perché mi sono schiantato contro il casello. Vendi tutto. Ho fatto in totale 1900. Perché uno l'ho venduto singolo. Molto bene, molto bene. Mi tocca scappare. Quindi faccio esc. E ci si vede nel prossimo video. Ciao a tutti. My name and you can say with honor.